comune. Il fenomeno delle migrazioni ci vede sordi e divisi, pronti ad innalzare nuovi muri. L'escalation del terrorismo internazionale, che andrebbe affrontato con una strategia comune, viene strumentalizzato per creare paure e nuove chiusure. Di fronte a queste sfide internazionali sarebbe opportuno, come avviene in altri paesi del mondo e come è avvenuto spesso anche da noi, abbandonare le divisioni interne e presentarci ai tavoli europei con un'unica voce per chiedere non meno Europa, ma più Europa, l'Europa che vogliamo da sempre noi socialisti europei. Voto favorevole, chiaro. Grazie. La ringrazio. Chiesto di intervenire l'onorevole Piepoli. Prego. Grazie Presidente. Anche il gruppo per l'Italia Centro Democratico vota a favore di questo provvedimento. La collega Locatelli ha già in maniera analitica analizzato appunto le ragioni per questo consenso. Vorremmo aggiungere solamente che in un momento di crisi non solo dell'Eurozona, ma dell'idea stessa di Europa, ed è una crisi di identità nella quale non c'è una pretesa all'innocenza per nessuno dei soggetti che storicamente si sono inseriti in questa vicenda, noi crediamo che approvare questo provvedimento significa fondamentalmente riconoscere con una speranza la precondizione per poter ripartire per più Europa e non meno Europa, ovvero sia l'allineamento a regole europee che, per quanto riguarda la credibilità del nostro Paese, del nostro ordinamento, eliminino quei ritardi e quei gap che hanno determinato la molteplicità delle procedure di infrazione. Nello stesso tempo noi riconosciamo che insieme con questo adeguamento c'è un tema, che è quello di non essere semplicemente meccanici omologatori alle direttive. E dunque nello stesso tempo noi invitiamo il Governo a esercitare, dove è necessario, quella discrezionalità che è alla base delle scelte etico-politiche del legislatore, di preservare il nucleo degli interessi, dei valori, della storia e quindi anche di tutte le possibilità che la nostra esperienza economica, sociale e giuridica pone come questione, perché non sia semplicemente una meccanica trasposizione. Per questo io rinnovo il voto favorevole del gruppo per l'Italia Centro Democratico. Grazie. Grazie onorevole Pini. Prego. Grazie Presidente. No, molto brevemente per annunciare da parte del gruppo della Lega Nord il voto contrario al provvedimento. Voto contrario non tanto per i contenuti. Sappiamo benissimo che questa legge di delegazione non fa altro che recepire degli obblighi di natura comunitaria. Voto contrario per motivi di natura politica, in primis per l'atteggiamento generale che questo governo ha, a nostro avviso, rispetto alle partecipazioni dell'Italia come Stato membro all'interno del complesso dell'Unione Europea. E diciamo che la stessa carenza di attenzione che il Presidente Renzi rivolge alle politiche europee, da una parte con una sovraesposizione mediatica, venendoci a raccontare che comunque ha un peso specifico che poi nei fatti si dimostra assolutamente inconsistente. Basti vedere la pessima figura recuperata ieri con quell'inchino che giustamente qualcuno ha definito alla Schettino nei confronti della Merkel, ma anche internamente, perché questo è il primo governo che non ha un ministro alle politiche